La felicità, trovare chi spera, e tu la cerchi, ma chi la chiede in fila, ma in quanti vera. E che quel mondo con chi, che spazio al ministro, al cuore d'azione, e tu vuoi finire in quanti più pensa che ti abbia davvero in quanti. Ogni pensiero ti basterà, lascia tu gli affanni, la tristezza sai per te. Benvisto! Vivere vuoi che farmi, spensierato... Senta, è permesso! Ah, qui, l'accomodarsi. Il signor Stefano non è in giro, ma si accomoda su. Sì, a quando torna? E che ci può essere? No, perché io avevo appuntamento per sé. Ah, e allora può darsi che viene subito? Come può darsi? Se diceva così, insomma, se non aveva altro che fare. No, veramente un po' che fare, perché io qua c'è chi era a scuola, Ah, ossia, ma maestro fa? Maestro sì e no. Ci diceva che qua c'è chi era a scuola, perché veda, per insegnarci queste cantate, queste canzoni cantate, è perdere da nicchia tempo. Perché allora, così barra, nulla. Ah, ossia, ci insegna le canzoni? Piacere, Vito. Signori! 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 Vito signori! Chi non la terra da rumba che è andato sotto la luna! Che è andato sotto la luna! Si vede che lei è orecchio! Bravo. Che ci pare? Mi tempo facevo questo di Aggio Massimo! Si vede che c'è la stoffa, bravo! Allora, ossia non viene peso! Eh? Ossia allora non viene peso! Come? Ossia allora non viene per soldi? No, quale soldi? No, scusate, chi è l'amico del signor Stefano? Sì, è un amico da una vita. Ma perché non l'ha detto prima, santo cristiano? Allora lo vogliamo subito, io lo saggio quando si trova. Chi è qua vicino, che è? Dicevo, 10 minuti fa, non è vero, c'è richiesto così? Sì, dicevo, 10 minuti fa. E' ancora così chiusi. State venuto e è pipa, assettatevi. E se può sapere un schifoso in aiuto? Sicuro non sogno, ma credo a banca. Ah, sei a banca, però la banca sono... Ma ieri tu che vado a stare, muto, e prima, assettatevi dopo. A banca resisto. A banca, perché... Soccomo ho provato una fattura a sto signore. Dito signore, piacere, io sono... Ecco, a sto rapperetto. Dai. Vediamo un pezzo da bambino, sussidio. Bravo. Riesci, assettatevi. Sussidevi! Girate. Assettatevi dopo. Perciò a banca, signore. Arrestavo senza contante e di conseguenza io a banca a fare... Nagnizione a banca. Braleo, fare un braleo. Vai ieri tu che vado a settare, dove vado a stare, muoco! Che pipa! Bravo! Mi piace! Ti piace? Dicite che ha passato Bettona. Tieno Bertona, io lo sapevo che sogno. Io ci riuscito magari che oggi ne avevamo 14 e che l'altro ieri ne avevamo 12. Io lo sapevo che significa. Lo ascoltate? Ma che sono cose che si ascoltano? Sentiamo. Guarda che venne Bettino, Tieno, ci dico, oggi ne avevamo 12, l'altro c'era 14, l'altro c'era ancora, ne avevamo 16. Ma romano quando ne avevamo? Ma sapete che siete sperato sempre davvero? Tieno Bertona, 14 e 12. Ora io camo. Sì, io camo. No, secondo ci sempre soggi, che fa ne esci, ti odi tu non. Io pensavo 14 e 12. Comunque, viva, accettate. Mi riesci. Che vedete che con Tieno Bertona non si scherza. Si scherza. Uno guarda. Io sono capace di mandarlo in altro posto. Onde si sta freschi? Verso il gioco, ma io ce l'ho visto verso il gioco, dopo, vediamo, no! Acchiappai! Ci sono mosche, vero? A pulau! Ora pure mi faccio volare per mezz'ora, vedete! State per dopo, muoco! Che pipa! Bravo! Vedi! Ci sta la scapolastro, ma chi sta parlando di davvero? E vedete, gli è fuori vuoto, capo Tieno Bettona, non si scherza! Non si scherza, uno qua! Tieno Bettona, 14 e 12! Arrivederci. Chi è che ha resistito? Non ricordo, addio volendo, non avessimo mangiare. Se qua non ci piace. Anche per... Addio. Addio.
Sei mio! 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 Meno male che mio! Sei mio! Sei mio! Allora mio! Sei la rovina di una famiglia, no, no, non posso lasciare detto a lei. Sì, glielo dica a mio fratello. Sì, sì, riferisca, glielo dica. Lei ci riuscisse a me, frate? Sì, sì, addio, ragioniere, addio. Forse questa è l'ultima volta che ci siamo sentiti. Addio! Te, figlio recato, accusate in figlio a fare vedere che non ci sei. Ah. Stefanuccio! Buonanotte, da sua ci mancava! Caro autore, così che saluti le tue interpreti? Ciao interprete, se te ne vai ci fai un gran piacere all'autore. Ehi, villano, che non sei altro! Prima mi inviti a venire a casa tua e poi... Ma sai quanti uomini si leccherebbero le dita se fossi in casa loro? Chi è che facessero? Si leccherebbero le dita, mio caro! Se è solo per questo, Talia Marta! Te ne puoi io. Una quanto sei spiritoso. Senti, Berta, io hai una corsa per le mano. E va bene, me ne vado, dato che vuoi così, ma la prossima volta che mi inviti a casa... Aspetta, Marta, tu non lo sai quello che mi sta succedendo. Senti, carino, io so soltanto che ieri sera quando mi hai invitato a casa tua, mi hai fatto capire che se non fossi venuta saresti morto di crepacuore. Sì, vabbè, ieri sera, ma ora ho un cuore là un buono, per favore, Marta. Ho capito. Sarà venuta quella strega di Titina, dimmi la verità, dimmelo. Ma quale Titina? Tutto suo spin aveva, da specificami tu che la tosse. Ma allora perché non mi fai fare il fiore del stomaco? No, non puoi. Ma dai, Stefanuccio, io lo so fare. No, non puoi essere. Ma sono a parte. Senti la parte. La mia infanzia è sbocciata nel fango e la mia giovinezza si trascina così, piccolo fiore della strada, senza un sorriso di mamma, senza la carezza di un focolare. Marta, accuzzala, non puoi essere, per favore. Ascolta, te la faccio la Greta Garbo. Senti, ma tu sei... Non mi farà ridere, Greta Garbo. La mia infanzia è sbocciata nel fango e la mia giovinezza si trascina così, piccolo fiore della strada, senza un sorriso di mamma. Marta, basta, non mi far ridere perché non è serata. Non è serata, per favore. Dai. Ma sai che per venire qui ho dovuto raccontare una balla al mio fidanzato, a Carletto. Ah, chissà quante ne hai inventate di balle al tuo Carletto ogni volta per venire qua. Oh, dai, tu che sei tanto buono. Anche per fare un dispetto all'impresario, che mette sempre una mandattitina, da specie di cammino cadus. Non è possibile. Io devo rispettare i patti e incassare i cimalini che mi servono. E allo strumento mi servono già passare. Oh, dai. Sì, buono. E intanto ieri sera eri così dolce quando mi hai dato quel bacio qui e io mi sono sentita tutta... Sì! Ieri sera questo, ma stasera sogno io che mi sento tutto... No. E va bene. Niente fiore nel fango? Niente? Va bene. Aspetta, non vedi premura, non ne vai. Aspetta, Marta, se le cose vanno come devono andare, ti prometto che farò una rivista tutta per te e tu sarai la stella, la prima stella in assoluto. No, oh, non te lo sapevo, Sei contenta adesso? Sì, signor Stefano, andate scorsa che no. Che frate? Sì, presto. Antonio, chi sa l'effetto della telefonata? Sicuro, Antonio, sogno salvo. Sogno fritto. Volevene. Sogno fritto, che non so, c'ho una firma da gamba, una lira, merona. Marta, ma chi è? La seccaglietta. No, io sto precettando. Sto a piastra paglietta. Salve, io sono il commendatore, prego, secondi, prego. Buongiorno. Lasciateci. Oddio, l'impresario come c'è il direttore di scena con Titina che si accucciava e c'è chi ci sto fuori, va a cazzo a pedala. Guarda, ma che stavamo a passare tra te, ma che non mi ci puttati, che scandalo Stefano, ma come un uomo nella tua posizione, un padre di famiglia, come per perché ti sta sentendo, ma come non l'ha capito Giuseppe, chi è mia figlia? Come? Tua figlia? Sì. Avanza, Marta! Signore! Ma io non capisco! Commossa! Ma come si permetteva in tua presenza con quell'individuo? Con che parecchio! Ma come? Non lo capisti? Chirlo? Io sono zitto! Sei un bravo giovane! E ha intenzioni serie, la cosa non mi dispiace affatto. Veramente manca mia. Ma perché mi stanno tagliando così? Avanza!
Marta! È una bella cosa! Ah, non c'è male, non c'è male! E come t'assomiglia? Spicchia la fava! Spicchia la fava! Avanza! Marta! Permettete che vi chiami zio? Ma sì che te lo permetto, mia spitturata giovinetta! Ma che fa questo cameriere? Ma lo butti, buttalo fuori, buttalo fuori! Cosa fa? Cosa fa? Ma nipote mia, certo che lo permetto, abbracciami! Oh zietto! Zietto caro, grazie! E lei? No, io tolgo di su, arrivederci, è stato un bicchiere. Ma no! Dopo quello che mi ha detto mio fratello, lei è di famiglia! Piuttosto, una bella stretta di mano che ci passa di farlo felice! Ma coglione! Dopo quello che mi ha detto mio fratello, è inutile nascondere la verità. E se per davvero vi volete bene... Io non sono affatto contrario al vostro fidanzamento! E tu, nipote mia, non mi dici nulla! Che cosa devo dirti? La mia infanzia è stata triste, tanto triste! Ero sola al mondo! E la mamma? Ma che cos'è una mamma senza l'affetto di un padre? Mia mamma, poverina! Lavorava per mantenerci, mentre io crescevo. Alimentava. Poi, un giorno di carnevale, mia madre morì. Piange, come sta mamma? E poi? E che cosa potevo fare? Io? Sola al mondo, senza l'affetto di nessuno, la mia infanzia è sbocciata nel fango e la mia giovinezza si trascina così, piccolo fiore della strada, senza un sorriso di mamma, senza la carezza di un focolare. E chi è stata con me? La balletta! Ma ora tutto questo deve finire. Ora so qual è il mio dovere. Vedi, cara nipote, la mia condizione economica, che è, diciamo, frutto di una vita di risparmio, mi permette abbastanza. Quindi tu, da oggi in poi, verrai a vivere con noi. Non è possibile. No, voglio così e basta. No. Ti troverò un impiego e vivremo tutti in un'unica famiglia. Bello quartetto, non ne sprezzare. No, e a casa mia troverai un focolare sempre caldo e una zia che ti farà di seconda madre. Ma non è possibile. Ed io sono abituata alla mia libertà. Ma che libertà, è libertà, su! E lei non dice nulla? No, io non voglio rovinare la carriera di Marta. Ma che carriera è finendo questa carriera? Visto che il suo padre e il fidanzato non sanno badare al bene di questa figliola, è mio dovere che me ne occupo io, quindi ti ordino di venire a casa con me, subito! Senti, vai. Vada, io già mi sedi, ora ci curmo tutto cosa e ti ha sprugliuto il menù. Per favore, non mi arruinare, per favore, al secondo, per favore, ma... Che secondo, non mi mangi, ma aspetta! Io vabbè, la faccio avvisare io, non devo... Eccolo, ha convincito tua figlia? Ma certo che l'ho convinta, lei è contenta, vero quasi contenta? Sono contentissima. Andiamo, nipote. Vai. Permetti, zietto, che saluto paparino. Ma certo. Paparino. Figlia. Non disturbare, avvisare a mia mamma. Va bene, non ti preoccupare, ci penso io. Odino. Addio, paparino. Addio, che? Giuseppe, scusa. Permette che saluto a mia figlia? Certo. Figlia. Senta, ma un schifo io stato. Ma come non stai? A via Cifale, zia. Vabbè, via Cifale, cioè, Addio, papà. Addio. E lei, quando vuole venire a trovare la sua fidanzata a casa nostra, troverà un focolare sempre aperto. Udine si è sbambato, che la canno con tu. No, io mi mando un bambino, la cucina.